bravo Mercurio, vieni avanti. Vale. Scusami se ti ricevo così. Ma no, lascia stare, ti pare questo il posto per fare cerimonie. Siediti, siediti pure. Lì? Laggiù. E dimmi, come va questa faccenda dei terreni? Dunque, il progetto è pronto, è quasi approvato. Praticamente potremmo cominciare a costruire anche subito. Ma c'è un ma gravissimo. Dunque, lei si ricorda che come risulta dal mio rapporto e dalla pianta legata, al centro dei nostri terreni serge una villa chiamata... Come, come? Lei si ricorda che al centro dei nostri terreni serge una villa chiamata... Serge! Stai attento alle consonanti, Mercurio. Serge, una villa chiamata La Troica, eccola qua. Ora, questa troica è stata affittata al signor Ettore Lofusto. Sì. Beh, sto Lofusto, è un mascalzone. Ah, sì? È un mascalzone! Non si vuol fare espropriare, ha capito che i terreni ci interessano e non molla! È un duro. Un duro? Sì. Ma proprio così duro? Mo duro, duro, ma duro. Tanto duro che tu, anzi, noi, non possiamo spezzarlo. No, non possiamo. Guardi che io non volevo crederci, sono andato lì per fare un sopralluogo e giunto sul posto dove si erge, pardon, dove si erge la villa, mi sono reso conto di quanto l'impresa sia ardua per noi, perché sto Lofusto nella villa ci ha impiantato un'industria. Un'industria? Di che cosa? Carni scatola? Carne, sì, non proprio scatola. La Troica è una villa molto accogliente, che riceve degli ospiti di riguardo per delle seratine, diciamo. Il benzinero si è addormito, ho chiuso dentro. Ah no, sono 10.000, non 5. Ma se quelli mi hanno detto 5... 10. 5. Ah, oh, questo m'ammazza! Dormene là! Che è sta cosa? Calma, che è? Cos'è questo tono nel mio locale? Ah. Questo è un locale di prima categoria, hai capito? Prima categoria. Fermo. Questa è una fogna. Fermo con le mani. È un letamaio. Non ti permetto di mettere le mani... 5.000, me lo ha detto quel cretino di tuo fratello. Hai capito? Possa bere! E ora va bene, ora vediamo di informarci per capire come stanno le cose, se bisogna... Uè, Agamennone. Oh, ma che gli hai detto 5.000 lire a questo? No, io ho detto sulle 5.000. Ma poi che il locale è tuo, mica mio, i prezzi li devi fare tu. Ma insomma, ma è possibile che me lo devi ridurre un cinghiaio? Questo è un locale di prima categoria, lo vuoi capire? E ti metti sempre in mezzo, me l'hai fatto diventare una cloaca, un cesso è diventato. Io voglio conservare uno stile. Sei per questo anche 2.000 lire. Ah, zitto, cretino! Allora, me dai sti soldi e te ne vai? Io non ti do più neanche le 5.000. E se dici un'altra mezza parola, ti straccio. Ma io non so... sarai mai. E ce sai metti? Non sai che le donne insemenano ne manco con un fiore? È il fiore, in caso mai, gli se offre. Che carino! È vostro! Fateci la coppa! Quello è Achille. Lo ciclone scatenato. E chi è Patroclo, voi? Detto Cloclo. Date che non posso... Achille, anche lui è un pochino... No. Per carità, quello è regolare. Solo che va a corrente alternata. È un po' a vela e un po' a motore. Mi spiego? Interessante. Voi permettete? Io sono Ulisse. Piacere, Mercurio, Mercurio. Servo vostro. Volete bere qualche cosa, dottor? Conte, se... Scusate, Conte, posso offrire qualche cosa? Un whiskettino, Ulisse, Prefetto. Magari. Nella fretta si è vestita solo sopra.